Ci troviamo all'interno del plesso centrale dell'Istituto Piano Gesù di Modica Alta, dove sta per essere inaugurata, adesso lo vedete anche dalle immagini, la nuova sala mensa dell'Istituto, che sarà quindi da subito messa a disposizione dei tanti alunni che usufruiscono della refezione scolastica e che fino a ieri erano costretti a consumare i pasti all'interno delle classi. Un valore aggiunto però oggi durante l'inaugurazione di questa sala mensa, perché riporta il nome di Concetta Adamo, una figura professionale dal grande spessore umano che ha, lo ricordiamo, ha lavorato in questo istituto per ben 16 anni, dal 2003 al 2019, purtroppo venuta a mancare solamente un anno fa perché colpita da un male incurabile, un tumore al colon che l'ha costretta, suo malgrado, a lasciare il lavoro, i colleghi e soprattutto gli alunni ai quali teneva tantissimo. Quindi questa sala mensa riporta la sua memoria, il suo nome, e durante l'inaugurazione, che avverrà tra qualche minuto, sarà anche svelata una foto che la quindi rifarà ricordare sempre a tutti gli alunni, a tutti gli insegnanti di questo istituto. Poi fatto anche voluto che proprio oggi Concetta Adamo avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno il 9 di novembre, quindi casualità ha voluto che l'inaugurazione di questa sala mensa avvenisse proprio il giorno del suo compleanno. Una sala ben organizzata, strutturata, arredata, ma anche allestita di tutto punto dagli stessi familiari, dagli amici di Concetta Adamo, che hanno ovviamente arredato e hanno anche pitturato le pareti e che saranno presenti durante l'inaugurazione, così come sarà presente anche la preside che state vedendo adesso nelle immagini. Ma a nostra insaputa, con il compleanno della signora Concetta, che è proprio nata il 9 novembre. Noi quando abbiamo deciso la data non lo sapevamo di questa coincidenza, ecco perché chi sopra di noi già fa da regista in tutto. Quindi scopriamo intanto la targa che è fuori dalla sala mensa, e con il nastro inauguriamo l'aula, e poi invece ci spostiamo dall'altra parte per un secondo momento. E la mamma, io direi, la mamma e la figlia e il marito, di scoprire la casa, perché sono le persone più prossime. E il figlio. Sì, papà. Ecco. Sì. Bene, signori, accomodatevi voi. Accomodateci voi. A svelare quindi la targa è stata la figlia di Concetta Adamo, affiancata dal fratello, quindi dal figlio, dal marito e anche dalla nonna, dalla madre di Concetta Adamo. Tu tieni questo, non adesso, aspettate, quando dico via, tieni questo, pronti? 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 Tira il filo e dopo tirate. Grazie.
Come vedete, presenti anche una rappresentanza dei docenti, alcuni alunni, collaboratori scolastici e, come detto, anche i familiari, gli amici più cari alla signora Adamo, che adesso stanno entrando nella sala mensa appena inaugurata con i bambini che già prendono posto a tavola. Sarà frequentata giornalmente da tutti i bambini. Io già li vedo messi a tavola, che chiacchierano fra di loro, che si abituano a stare con gli altri, che vedono le maestre che mangiano con loro, che si abituano a mangiare quello che gli si presenta davanti, anche se all'inizio non sarà molto facile, però ecco, è un esercizio continuo, ecco perché è un'attività educativa a tutti gli effetti. Io vorrei invitare qualcuno della famiglia a dare un saluto. La figlia. Se c'è qualche altro amico che vuole dare un saluto, si è presenti, ma proprio in ricordo della signora Rogetta. Io volevo intanto ringraziare tutti per essere qui presenti, per questa iniziativa, per questo progetto in onore di una persona splendida, di una persona speciale, che è la mia mamma. E quindi un ringraziamento veramente particolare a uno di voi, al preside, alle maestre, alla maestra di riferimento, agli amici più cari. E il sindaco conosceva questa parola, conosceva anche lui molto mia mamma, e un ricordo che è rimasta mia mamma nel cuore di tutti, perché ha fatto tanto bene a tutti, dai bambini ai grandi e alle vicini, qualsiasi persona parla soltanto bene di mia mamma, perché era una persona piena di vitalità e un esempio di vita. Penso che questa è la parola giusta, un esempio di vita. E scusate.
generoso, una persona dal cuore generoso e non si tirava mai indietro per nessuno, ha dato sempre tutto, è stata sempre lei a dare carica a noi, a tutta la famiglia, a mio padre, a mio fratello. In questi ultimi 2 anni lei è stata sempre una guerriera, ma negli ultimi anni ha dato il massimo, però purtroppo, come ho già detto, il mostro è stato più forte di lei. Ha vinto il mostro, non ha vinto lei. Però oggi siamo qua in onore di Concetta. Nella voce vivente, nelle piccole cose che parlano di te. E effettivamente è proprio. All'interno di questo momento così emozionante, storico, dicevo poco fa, proprio perché non capita tutti i giorni un evento del genere, per mettere insieme l'inaugurazione di un posto educativo di così alta rilevanza con il ricordo di una operatrice scolastica che ha lasciato una traccia indelebile nella scuola, un solco profondo sia nell'animo dei bambini che degli adulti. E quindi ringrazio anche che per questo momento così importante è presente l'onorevole Abate, che è sicuramente in partenza per Palermo, ma ha detto: io Concetta la voglio ricordare di presenza. E quindi vorrei... Io vi ringrazio, ma ringrazio la famiglia, perché Concetta la ricordo come una battagliera prima. Quante volte l'abbiamo aspettata a farlo sotto. E quindi Concetta è stata quella che, insieme alle altre colleghe che le vedo alcune presenti, presenti il giorno in cui mi sono insediato 10 anni fa, dove si era fatto quel provvedimento che non si doveva più realizzare assistenza per i bambini per quanto riguarda le difficoltà di assistenza igienico-sanitaria, c'è stata quella rivoluzione del fatto di trasformare l'operatore OSA in operatore più qualificato, ma assistenza all'autonomia e alla comunicazione, che comportava anche dover avere il diploma e quindi quella fase transitoria, e quindi è stata una lotta di riuscire a poter trasformare. Lei era quella che tra i 3-4 che principalmente lottava per gli altri, sì, non per sé, perché lei sapeva di poter raggiungere quel risultato, però lei si lottava anche per gli altri per non rimanere nessuno fuori di quel gruppo originario. Ormai sono tantissimi, perché un gruppo originario era una ventina, forse neanche, oggi siamo più di 70, forse 80, insomma. E quindi lì è partito tutto da lì, quella rivoluzione di poter pensare, quella vicinanza ai bambini che hanno bisogno, alle famiglie che hanno bisogno, di un personale che si doveva qualificare e che si doveva cercare di poter da lì. Poi da quell'anno è partito l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, nessuno sapeva come comportarsi in quel momento, e quindi siamo riusciti, grazie anche alla lotta di loro, di portare tutti dentro. Forse è rimasto uno o due sole persone che non hanno voluto prendere il diploma, si è bloccato su questa cosa, perché dobbiamo dire che quel personale qualificato è una necessità, perché si è proprio qualificato. Sì, va in tutti i casi. Sì, non era così, e poi isolare, ma dico, se riuscivamo a trasformare anche quei piccoli momenti di tensione che ci potevano essere, perché poi loro erano quelli che volevano parlare con la testa, basta, riuscivano sempre a così. È inutile con intermediare, io mi trovavo dalla porta, eravamo 10 minuti insieme, perché poi quello che dovevamo discutere lo risolvevamo in 30 secondi, il resto diventava un momento di parlare e di condividere per forza. Quindi siamo diventati più amici che un rapporto tra sindaco e operatore del settore. Perché poi un'altra complice, sì, la mamma Giorgetta. Sì, è un'altra che è mancata, forse ormai lei non è più assistenza all'autonomia del comune. No, ma c'è anche Alessio dietro. Eravate in tre.
avessi stato seguito da Alessio, dalla mamma, dalla scuola materna alla scuola media. Sì, perché poi tu ormai raggiungi quel risultato che poi te lo porti per tutto il periodo. E quindi poi io mi ho avuto questa fortuna, poi penso che il destino della vita, due anni fa, per il quale periodo di caldo l'anno tremendo. L'anno scorso. All'Etna, che siamo rimasti bloccati perché c'è stato tutto l'incendio, quel caldo tremendo, e poi siamo decisi fine settimana di andare sull'Etna con mia moglie e mio figlio e ci siamo trovati. Guarda, lì è stato proprio un momento che forse non avevamo avuto mai questa possibilità di poter condividere anche fuori dal ruolo qualche ora di stare insieme, e ho condiviso anche un momento con amici che tutto potevo pensare ma no di trovarli in quella struttura, e siamo stati quei 3 giorni insieme. E forse sono stati forse l'ultimo periodo che lei poi ha cominciato a gravarsi. Lei già incominciava a stare, l'ultimo giorno già stava male rispetto ai giorni precedenti. E quindi poi sente, sicuramente è stato un momento, credo che è andata a mancare un'amica di tutti, un'amica del gruppo, un'amica delle famiglie, un'amica delle scuole, questo rapporto che aveva. Quindi penso che oggi aver intitolato per lasciare un segno indelebile della persona, di quella persona. Sì, su questa cosa, anche perché avevo pensato proprio gli anni passati di poter realizzare anche una sala, perché non tutte le strutture, lo sappiamo, non nascono nel tempo per avere le sale mensa, quindi la possibilità. Allora si era pensato di poter prendere gli arredi per poter fare qua, che c'era, concetto non c'era, c'era preside passata, di poter prendere questi arredi per fare una sala mensa. E qua, e quindi avete il destino, si è fatto solo per questa scuola, perché non credo ci sono altre, forse un'altra scuola. E quindi abbiamo preso questi arredi che sono serviti, perché senza saperlo, anche per ricordare Concetta, quindi proprio per il destino di ogni cosa. Quindi penso che è veramente bello questo momento, grazie sicuramente per Concetta, per quello che ha fatto nella famiglia. Conoscevo tanti figli, il marito, quindi su questo. Ah, guarda che qua, dove sei scappato? La terza. Come per magia, dopo 2 giorni uscivano fuori i soldi. Perché già, Concetta, però il problema ti deve dire una cosa, quella che però lei ha cambiato, perché prima non era così, avevano i capelli rossi, quindi e siccome era quella più alta, si vedevano arrivare i capelli rossi suoi prima degli altri che erano dietro, quindi tutte e tre, quattro. Vabbè, vogliamo ricordare, è giusto che si ricordano i momenti più belli, i momenti quelli che... Sicuramente è stata una vita intensa la sua, e quindi l'ha vissuta dal primo all'ultimo giorno, penso di non lasciare niente a caso, quindi per questo dobbiamo essere tutti felici di aver dato il massimo, una bella famiglia, e di aver dato contributo a tutti. Quindi grazie a Concetta che mi hai chiamato alla preside, per preside Spadaro, che sappiamo si è trovata in questa realtà anche di Modicalta. Per un biennio in cui abbiamo inaugurato biblioteche, la sala mensa, tutte cose. Settimana prossima, io sono venuto già a fare sopralluogo, settimana prossima c'è il consiglio di lavoro, inizieranno per cambiare tutti gli infissi, e quindi anche questo sarà il ricordo di Concetta. Quindi grazie veramente a tutti i bambini. Con i fiori, con le tende, con i suppellettili, e quindi in particolare il vicepreside e la seconda collaboratrice, quindi Piero Garofalo e Margherita Giordanella, e la DSGA che io non vedo qui, Giussi, e che però vorrei ringraziare. Qui da subito praticamente, e avranno generazione su generazione sempre questa presenza alle loro spalle, che è molto confortante ed amabile. Tanti ricordi quindi per ricordare Concetta Spadaro. Oggi avete visto l'inaugurazione della nuova sala mensa, nelle parole anche della dirigente scolastica Concetta Spadaro, che adesso andiamo ad intervistare, così come sentire anche un ricordo da parte dei familiari.
Quindi oggi la 80ª inaugurazione della sala mensa che serviva all'interno dell'istituto, ma anche qualcosa di più grande, perché in memoria a Concetta Adamo, che per ben 16 anni ha lavorato qui accanto ai vostri alunni. Sì, l'evento dell'inaugurazione della sala mensa è già di per sé un evento importante, di forte rilievo per i bambini sia della scuola dell'infanzia, e volendo ne possono soffrire anche gli alunni della scuola primaria che sono a tempo pieno, perché ecco, avere uno spazio educativo dedicato alla consumazione del pranzo è un'attività didattica che rimane praticamente indelebile per tutto il resto della vita, perché si mangia insieme, si abitua a stare a tavola fra docenti e compagni e pari. La connotazione bellissima di oggi è quella di dedicare questo spazio educativo a Concetta Adamo. E mi preme sottolineare che questa dedica è sorta spontaneamente all'unanimità da parte di tutti, quindi era effettivamente una persona che ha lasciato una traccia nella scuola, e soprattutto connotandosi per la sua disponibilità, amabilità, competenza, il suo sorriso, e la targa che oggi sveleremo è proprio testimone di questo suo sorriso che rimane per sempre, e della sua presenza che fra di noi, ecco, rimane forte. Signor Giovanni Belluardo, quindi come è iniziata questa idea di realizzare una sala mensa a memoria di sua moglie? Allora, è iniziata che praticamente tutti i docenti che sono qua all'istituto hanno pensato di dedicare quest'aula, questa sala mensa a lei, perché evidentemente se lo meritava e perché era molto legata ai bambini. E quindi hanno fatto questo passo importante che l'abbiamo realizzato. Ovviamente vediamo le pareti, tutto l'allestimento è stato anche pensato, curato da voi, cioè voi familiari, ma anche amici, siete state parte attiva nella realizzazione di quest'aula. Sì, siamo stati un po' tutti a realizzare quest'opera, molto bella, insomma, per quello che abbiamo potuto fare. E insomma c'è stata la collaborazione di tante persone che ci hanno aiutato. È bello comunque che il ricordo rimanga sempre vivo in memoria di sua moglie. Sì, anche perché lei era una donna speciale, una moglie, cioè, una nonna meravigliosa, si dedicava sempre agli altri, sempre disponibile, sempre. Grazie. Graziana Belluardo, come appena detto da tuo padre, una donna splendida che si meritava questa sala mensa, che si merita di rimanere nel ricordo di docenti, alunni e tutte le persone che passeranno per questa stanza, insomma. E poi c'è stata anche la collaborazione da parte vostra, dei figli, degli amici per realizzare il tutto. Sì. Questo è veramente un progetto realizzato, e il contributo è stato da parte di tutti, come noi familiari, e da parte della preside, delle maestre, degli amici più cari. Questo progetto è veramente è stato l'obiettivo finale dell'amore, la dedizione che mia mamma ha avuto nei bambini, perché ha lavorato in questa scuola per ben 16 anni. È stata in stretto contatto sempre con tutti. Mia mamma qui non era una semplice assistente ai bambini disabili, una ASA con OSA. Mia mamma qui era tutto. Mia mamma qui era da collaboratore scolastico, faceva tutto. Era una persona dalle mille sfaccettature. Era una persona carica di vitalità, piena di vitalità. Era la mamma di tutti. Era una persona che è socievole, disponibile, dal cuore generoso. C'era un bambino che dimenticava il panino, mia mamma partiva. Non gli interessava neanche farsi dare i soldi, non ci vado perché non ho i soldi. Mia mamma partiva. Mia mamma arrivava con vassoi di cornetti per tutti. Mia mamma, qualsiasi cosa c'era bisogno, andare in farmacia, andare al supermercato, dove c'era di bisogno, mia mamma partiva. Mia mamma la chiamavano le maestre, la chiamavano tutti. Era veramente una persona piena di vitalità, piena di energia, e ha dato a noi
a me e mio fratello ci ha dato sempre, sempre lezioni di vita, è stato sempre un esempio di vita per noi, è stata una guerriera per tutti, e per noi familiari, per gli amici. Però 2 anni fa, quando è arrivato quel mostro, ha vinto lui e ha combattuto per ben 2 anni, ma alla fine ha vinto lui. Però noi, ecco, saremo onorati per sempre, fieri di mia mamma, della persona eccezionale e straordinaria che è sempre stata. Giorgia Garrafa, oltre a una collega, anche un'amica stretta di Concetta, vi conoscevate da anni. 37 anni di amicizia vera, sincera, sempre insieme, abbiamo condiviso tutto, le cose belle e le cose brutte nella vita. Era un'amicizia veramente sincera e io l'ho seguita fino all'ultimo giorno, siamo stati insieme, non l'ho lasciata mai. È un grandissimo vuoto che mi ritrovo, però felice di questo progetto che si è fatto, perché Concetta era una persona che chi la conosceva, cioè, ha lasciato un segno a tutte le persone, perché come lei ce ne sono poche in vita.